praticamente durante la serata ho sentito pronunciare il mio nome, Stefano Gargiullo, perché gli americani fanno cadere gli accenti diversamente. È stato un momento bellissimo, io e il mio amico praticamente eravamo alle prese per riprendere quel momento. È stato stupendo perché praticamente ero in mezzo a persone del cinema americano che non mi aspettavo di certo di vincere, ecco. Sono partito dal nulla, da Capodimonte, Napoli, e sono trovato a Los Angeles, a Hollywood. Stefano Gargiullo, 33 anni, compositore napoletano autodidatta. Dopo aver collaborato con importanti produzioni cinematografiche ed aver ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia, il 12 novembre scorso è stato premiato ad Hollywood con il prestigioso Los Angeles Music Award nella categoria Best Instrumental Album of the Year, il miglior album strumentale dell'anno per la raccolta Netherworld. Per sottolineare l'importanza di valorizzare il talento napoletano riconosciuto nel mondo, questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo gli è stato consegnato un riconoscimento della città di Napoli. Una sorta di vocazione, perché vedevo che c'era qualche cosa che si poteva dire al mondo. Non sarò un bravo scrittore, forse neanche un bravissimo paroliere, ecco. Però volevo trasmettere qualcosa al di fuori delle mura di casa, quindi ho incominciato lì a suonare svariati strumenti, perché ripeto, essendo un autodidatta non ho studiato né armonia né composizione. Io ho preferito comprare ogni strumento e impararlo, viverlo, così che riuscissi a capire realmente quello strumento cosa può dare. Oggi abbiamo voluto fortemente che la città desse un simbolo tangibile della fiducia che ripone nei giovani, perché se non crede in te la città nella quale vivi, chi deve credere? Abbiamo quindi voluto che la Capodimonte, che è la Capodimonte di Stefano, ma che è la nostra Capodimonte, che lui ha così in modo forte rappresentato a Hollywood, potesse attraverso la città dargli un abbraccio, dargli un riconoscimento e raccontare insieme che cosa? La voglia di voler contribuire a un futuro cambiando per la nostra città attraverso la costruzione di pagine che siano sempre pagine di buone notizie, pagine di bellezza, pagine di impegno. Vincere per un merito in una città non tua, in un mondo non tuo, è un determinato valore. Invece avere un riconoscimento per quel premio vinto altrove, nella propria città, nella propria terra che vivo e amo, è per me qualcosa di molto molto più importante. Quindi grazie, speriamo bene, incrociamo le dita tutti quanti.